è il mio capo, ma tu, Ugo, mi hai chiesto di presentarlo tu, per cui... È vero, ho chiesto di fare... è l'unica cosa che ti ho chiesto oggi. Ho chiesto di presentarlo io, il Don, perché se Domus de Luna esiste, è anche colpa sua. E quindi ci tenevo ad avere qui questo che per me è un grandissimo amico e mi fa piacere che sia a Cagliari e mi fa piacere presentarlo a voi, Don Antonio Mazzi. Anche lui preferisce baciare la moglie. Bisognerebbe salutare prete, prima ma... le donne e dopo gli uomini. Stai qua, dove vai adesso? Sentite, io come al solito ho lanciato questa idea un anno fa. Facciamo divertire i ragazzi e soprattutto facciamo il possibile che i ragazzi vadano a scuola contenti. Perché in Italia i ragazzi non vanno a scuola contenti, invece in Sardegna mi hanno detto che vanno a scuola contenti. Cosa vuol dire? Allora, dobbiamo fare il possibile che nella scuola si facciano delle cose che permettono ai nostri ragazzi di tornare a casa contenti o no? Allora lancio al ministro della pubblica istruzione che è a Roma, meno matematica, meno inglese e più musica. Oh, là ci siamo. Adesso vi devo dire, siccome vi ho già fatto le prediche via satellite, però vi dico una cosa che mi ha commosso rispetto alla musica. Sapete che io ho una quarantina di comunità e strutture in Italia, ma ne ho 5 anche fuori Italia e ne ho uno in Madagascar. Ascoltatemi, soprattutto voi mamme e voi bambini. Sono andato in Madagascar l'anno scorso, il giorno di Pentecoste, e sono andato a dir la messa in questo orfanotrofio a Fianarantsoa, che è a 400 km sotto la capitale di Antananarivo, in questo orfanotrofio che ha 500 bambini, dai bambini poverini che hanno pochi giorni. Pensate che hanno messo nelle culle, hanno messo i bambini per così, in modo che ce ne stavano 4 invece di uno. Pensate che sono orfani, cioè non hanno mai avuto una carezza dalla mamma, non sanno chi è la mamma, non hanno avuto mai un papà e soprattutto vivono nella totale povertà, una manciata di riso e basta, non c'è altro. 3 pomodori e una manciata di riso. Ho detto la messa a Pentecoste e questi bambini sono venuti, come questi bambini qui, mi hanno preso per mano e prima della messa mi hanno fatto cantare e ballare per quasi un quarto d'ora. Sapete cosa vuol dire bambini che mangiano una manciata di riso, che avrebbero tutti i motivi per incazzarsi come delle bestie contro di me, che rappresento la ricchezza, che rappresento la ricchezza? E mi hanno fatto bambini così che ballavano con un ritmo che questi qua, i ballerini verdi, se lo sognano. No, verdi, come sono? Capito? Non sbagliavano un attimo, va bene? Per un quarto d'ora, prima della messa. Pensate a queste manine di questi bambini scalzi, che non hanno niente al mondo, che non hanno nemmeno una mamma, e che mi fanno ballare e cantano. La messa ci ha impiegato 1 ora e mezzo, hanno sempre cantato. Com'è possibile che la musica permetta a dei bambini che non hanno papà, non hanno mamma, non hanno da mangiare e forse non hanno nemmeno un letto da dormire, di essere sereni? Perché la musica è questo. Vorrei soprattutto che la musica facesse diventare sereni i nostri adolescenti, che hanno i volti troppo tristi, che non credono più in loro stessi. Voi adolescenti dovete avere il coraggio di vivere e di cercare le emozioni che sono dentro. E i bambini africani hanno insegnato a me, e quando sono tornato ho avuto motivo in più per fare musica e per fare queste serate.
torniamo a vibrare dentro. E questa sera, andando a letto, ricordatevi di questi ragazzi che cantano, ma ricordatevi anche di quei 480 bambini, va bene, che mi hanno preso per mano e hanno ballato con me, mi hanno fatto ballare prima di dire la messa. Se capitasse in Italia, non mi farebbero neanche dire la messa i preti italiani, perché sono questi qua. Invece, per fortuna, ero in Africa, grazie.